Bella a tutti ragazzi, bentornati nel Dark Channel, io sono Darkludice e benvenuti in questo nuovo episodio dell'Ultra Hardcore. Purtroppo lo scorso episodio Fraps non mi ha registrato. Come al solito Fraps gli piace fare degli scherzi. E siamo arrivati fino a questo villaggio qui dove abbiamo già visto un po' cosa come era fatta e tutto quanto. Dato che sta facendo notte, adesso mi stanzierò un attimo qua. Voglio mettere qua il letto. Andiamo a dormire? Ancora no, è presto, vabbè. Aspettiamo che arriva la notte per poi dormire. Io avevo pensato di fare una cosa, anche perché aspettavo i vostri... Ma quella è una piramide? No, non può essere. No, infatti. Ok, adesso vabbè, dai, torniamo a dormire. Aspettate, entra. Ecco qua il cibo. Mangiamo un attimo due carote. Perfetto, e dormiamo. Allora, io avevo pensato di stanziarci qui al villaggio. Non so se l'idea vi piace. Perché abbiamo le coltivazioni. Da questa parte abbiamo tutte le cose, il bioma nuovo con legno di acacia, che a me piace, arancione. Quindi secondo me è un bel posto. Uno scheletro, quello se mi colpisce due volte sono fottuto. Ecco là. L'ho ucciso. Vabbè, quindi... le frecce però possono servirci. Quindi cosa butto? No, 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 questa. Ok. Le ossa al posto di... Vabbè, non fa niente. Allora, quindi io adesso devo trovare... Penso che mi metterò in una casa di... Qui ho intrappolato tutti i villager, se non sbaglio. Vediamo, eh. Però devo finirli di chiudere, se... Sì, devo finirli di chiudere. Così. Così non potete fare niente. Ok. Così abbiamo chiuso i villager. Perfetto. Devo vedere se la loro porta. Sì, qui già l'ho chiusa, però è meglio che li chiudo del tutto. Ed è perfetto. Così non ci disturbano. Ci prendiamo questa come casa. No, sentiamo il loro rumore, quindi danno fastidio. Che casa posso prendermi? Questa qua. Vediamo, eh. Sì. Allora, questa qui sarà la nostra casetta. Quindi iniziamo a mettere la crafting table qua. Aspettate. E ci facciamo una bella chest grossa. Così. Perché avevo pensato di fermarmi. Abbiamo viaggiato molto. Però questo mi sembra un bel posto. Quindi io proporrei di fermarci. Mettiamo la chest qui. E la fornace è qui. Perfetto. Allora, mettiamo a posto questo, questo. Allora, mettiamo tutto in ordine. Perché sennò io poi non trovo più un'emerita cippa. Quindi mettiamo così. Sentite. Mettiamo tutto a cacchio e sta a posto, dai. Così, così, così. 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 Il letto vabbè lo devo mettere. Mettiamo tutto a cappero. Olè. Aspettate che piazzo il letto qua. Perfetto. Ora prendiamo la cobblestone, il cibo sempre appresso. Ci facciamo un'altra bella fornace. Così. Perfetto. Allora, mettiamo la fornace qui. E mettiamo a posto. Quindi ci mettiamo a cuocere queste patate qua. Così. Poi possiamo farci dei... No, ci possiamo prendere uno smeraldo dal villaggero. Aspettate. Dopo dobbiamo andare pure un po' in miniera e dobbiamo procurarci dell'oro. Vediamo, saliamo di qua. Allora tu. No. Vediamo se sei tu. No. Allora devo trovare un modo per entrare qui dentro. Allora, facciamo così. Entro e chiudo. Allora tu. No. Tu, no, tu, sì. Ok. Così abbiamo un altro smeraldo.
Adesso usciamo rapidi. Olè. Volevi uscire? Fottiti. Vabbè, allora ci siamo fatti un altro smeraldo. Ok. Allora, adesso vediamo un po'. Mettiamo a posto questo e questo. Perfetto. Quindi, ci possiamo craftare un arco? No. Andiamo a prenderci del legno di acacia, perché è molto bello quel legno. Se solo riuscissi ad uscire. Andiamo di qua, vai. Comunque stiamo a 3 cuori e mezzo. Il rischio è grosso. Quindi starò molto attento. Il rischio sarà ancora più grosso quando andrò in miniera. E lì proprio devo prestare massima attenzione, che secondo me appena vado in miniera crepo. E tutto questo sarà nella prossima puntata, penso, sì. Ma questa puntata prendiamoci un po' di questo legno di acacia. Dai. Vabbè, quello non lo prendo. Un altro po' di qui. Però è perché è bello, è arancione. Vai, sali su. Vai, vai. Prendiamoci tutto questo bellissimo legno. Ok. Voilà. Abbiamo preso il legno qui. Ah, sì. Poi. Devo farmi, se non sbaglio, il... come si chiama quel coso? Il secchio. Perché per andare in miniera devo prendere l'acqua e quindi serve. Trollallero, trollallà. Andiamo alla casa. Il secchio, facciamoci il secchio. Mettiamo a posto questo. Qui sta a cuocere bene, molto bene. Andiamo a prenderci l'acqua. Vai. Perfetto. Vi ho preso pure l'acqua. Poi. Ci prendiamo sto bel cactus. Così. Voilà. Poi dobbiamo... allora qui... ah, pure qui in effetti sarebbe un buon posto. Vabbè, però ormai non mi va, quindi... sti cacchis. Allora. Vai. Saremo qui. Forse è il caso di fare una bella pressure plate. Dov'è il legno? Eccolo qua. Facciamo così. Voilà. Abbiamo fatto una pressure plate. Perché sennò poi ogni volta a pensare a chiudere la porta è un casino. Quindi qui abbiamo le patate cotte. Ce le portiamo sempre appresso. Il secchio d'acqua lo mettiamo a posto per adesso. Questa spada a posto. Questo a posto. Lascia appresso. Questo lo togliamo. Questo ci serve. Questo qui. Qui. Le torce ce le portiamo sempre appresso. L'acqua in effetti ci potrebbe salvare, quindi ce la portiamo. E per adesso andiamoci a piantare questo sapling. Perfetto. Aspettate, ma se io ho un po' di terra, dov'è? Secondo voi se io metto la terra qui fuori, anzi qui in alto, farò crescere un albero giusto per... se io per esempio metto... allora, scavo questo blocco. E al posto di questo blocco ci metto... secondo voi crescerà l'albero? Boh. È tutto da vedere. E questo blocco lo metto qua. Poi, vabbè, questo ce lo lasciamo. Che possiamo fare ancora? Intanto che passa la giornata minecraftiana. Allora, qui... ah, riprendiamoci tutte le patate. Perfetto. E le ripiantiamo. Così, ecco. Poi pure di qua. Sì, lo so che stanno alcune che non dovrei far... non dovrei cacciare fuori, ma... sapete com'è, non mi va di perdere tempo, quindi caccio tutto quanto. Rimettiamo questo e questo, è perfetto. Poi vabbè, il... del cactus. Andiamo a prendere. Poi, vabbè, del grano sinceramente non me ne frega. Qui c'è del pronto. Queste. Che devo rimettere così. Guardate, 1 e 2. Perfetto, mangiamoci queste cose. Olè.
Ah, poi anche lì c'era, aspettate, adesso ci arriviamo un attimo. Anche lì avevo visto il bioma, un altro nuovo bioma nuovo, quello delle querce. Pure quello è un bioma interessante, per questo è un buon posto secondo me, perché abbiamo, diciamo, abbiamo il deserto, abbiamo le montagne, abbiamo la foresta. Aspettate, abbiamo anche questo forestone. La canna da zucchero. Buona, buona, quella ci serve. Aspettate, che mo corriamo a prenderci questa bellissima canna da zucchero. Vai. Pure i maiali, però dai, li lascio perdere i maiali. Perché tanto che ci dobbiamo fare? Ah, i funghi, quelli ci potrebbero pure servire. Però adesso prendiamoci quest'altra canna da zucchero. Vai. Corri, corri, corri! Corri, Usain Bolt! Supera il traguardo! Arriva primo Usain Bolt. Allora, andiamo avanti di qua. Forse quella foresta non è il caso di esplorarla, anche perché sta calando un pochino il sole. Adesso non allontaniamoci moltissimo da casa, però vediamo un po' che ci sta al di là di questa montagnetta. Lava? Lava? Sì, è lava. Ci possiamo fare l'ossidiana appena avremo il piccone di diamante. E di lì abbiamo la pianura, mi sa. Vediamo un po'. Pianura e foresta normale. Cioè, raga, c'è andato. Ma non mi dite che questo è un altro villaggio? No, la piramide! Ok, non mi interessa che sta facendo notte. Raga, andiamo a prendere le cose della piramide. Ci serve troppo questa piramide. Però in effetti è il caso di mettere un po' di torce in giro, perché non vorrei mob strani. Allora, adesso dobbiamo fare giocare di tattica. Quindi, così. Allora, se io rompo quello centrale, dopo c'è la TNT Cribbio. Ragazzi, purtroppo la serie finisce qui. Non scopriremo mai cosa ci sarà in queste chest. Sono morto come un idiota, quindi inizierò la nuova serie nel prossimo episodio. Sarà una nuova serie. Quindi io vi ricordo di mettere mi piace, scrivere e commentare. E ci vediamo in un prossimo video. Che peccato. Vabbè, ciao a tutti.